Benvenuti a questo settimo appuntamento del Festival Galuppi e della Musica, i luoghi di Baldassarre, di questa edizione del 2019. Il 2019 è stato un anno importante per Venezia e i veneziani perché ricorreva il 400° anniversario della nascita di Francesco Morosini. E il Festival Galuppi, sempre attento alle celebrazioni e ai centenari legati a fatti storici o a personaggi illustri dell'arte, della cultura o avvenimenti come fu nel 2018 la ricorrenza della fine della Grande Guerra, quindi Alessio Benedettelli ha pensato bene, oltre che presidente, anche direttore artistico di questo festival, di solennizzare questa data importante appunto per i veneziani. L'apertura della serata sarà con un pezzo che più si addice a quella Venezia ricca e fastosa che estendeva la sua repubblica dall'Istria alla Dalmazia sino alle isole del Dodecaneso, e con il concerto per due trombe di Vivaldi. Il suono d'oro e cangiante delle trombe, legate a un tema maestoso, e ben si addiceva, o si addice anche, a questo evento storico, per passare poi, sempre del Prete Rosso, al concerto in Re maggiore RV73 per chitarra, una composizione abbastanza insolita, con quell'adagio che si lega alla Venezia di allora, dolce e serena. Il terzo pezzo che presentiamo è di Giuseppe Tartini, istriano di nascita ma di cultura veneta, con il concerto per tromba, dove il solista deve dare sfoggio di grande virtuosità. Quindi a voi tutti buon ascolto con il Festival Galuppi in memoria di Morosini. Thank you.
Thank you.